Il peggior giudice della nostra vita non è un qualcuno all'esterno, non è un qualcuno che ci giudica nel mondo delle forme dove ogni essere vivente incarnato vive, perché conduciamo la vita ordinaria, direi, ognuno di noi conduce una vita preimpostata. La maggior parte delle persone sa che cosa farà domani, ha un'agenda prefissata, più o meno prefissata, sa se dovrà accompagnare i figli a scuola, sa l'orario di lavoro, l'ora in cui entrerà in ufficio o nel luogo di lavoro, qualunque esso sia. Conosce più o meno cosa mangerà a pranzo, a cena, farà la spesa, farà la doccia, andrà a dormire. Questa è la vita. Quella che noi definiamo vita e passa da nascita a morte in maniera quasi inconsapevole. Sono pochi i momenti in cui un essere vivente si può dire consapevole. Perché? Perché sono quei momenti, magari di stallo, in cui ci domandiamo, guardandoci interiormente, quale sia la direzione della vita. Ecco, guardandomi intorno, guardandoci attorno, possiamo ben vedere che siamo distratti. Siamo distratti dalle cose da fare, dalle bollette da pagare, l'affitto da restituire. Eppure, quella che noi definiamo vita, cioè quell'esteriore, non è poi soltanto quella. Esiste una vita esteriore, quella fatta delle cose da fare, da dover fare, con un senso del dovere molto pesante che accompagna ogni essere umano nel suo processo vitale. E poi esiste un mondo che è un mondo interiore, un mondo dove c'è sì il giudice, quello, il giudice cattivo, quello che vive dentro di noi, è dentro di noi. Quindi, come ho detto all'inizio di questo video, il peggior giudice non è all'esterno ma è all'interno. Crediamo che gli altri ci giudichino, ma in realtà quello che noi viviamo nel mondo esterno, il collega che ci guarda in un certo modo, non è che un riflesso del mondo che vive all'interno di noi e si riflette come uno specchio nel mondo esterno. La vita esterna e la vita interna si compenetrano. La vita si compenetra. Perché non c'è una separazione tra esterno e interno. Eppure esiste un luogo di pace e tranquillità, dove quel mondo interiore può essere vissuto. Può essere il mondo delle immagini, il mondo dell'immaginazione. Ognuno trova il suo varco, la sua strada per collegare quello che è il mondo delle forme con tutti i nostri doveri e impegni con il mondo interiore. Perché è il mondo interiore che poi fa accadere gli eventi, che poi ci fa incontrare determinate persone che ci diranno determinate cose su di noi. Ed è quella più o meno la strada da seguire. Si dice che gli angeli parlano attraverso le parole degli altri, a volte è vero, perché attraverso le parole degli altri, attraverso un sentore interiore, possiamo più o meno capire, possiamo affidarci a quella bussola che è l'anima. E mondo esterno e mondo interno esistono e sono una cosa sola. E il giudice peggiore è quello interiore, quello che noi per primi diciamo a noi stessi, è a volte la cosa peggiore che potrebbe capitare. Ecco, imparare a riconoscere quel giudice, imparare ad unire mondo esterno e mondo interno. È la direzione giusta da seguire per condurre una vita priva di compromessi e priva di sensi di colpa, anche se molto difficile. Grazie.